Ma non è che il problema alla fine sia proprio Ezio Greggio? Buongiorno a tutti, io sono sempre Victor Laszlo, 88, un po' malaticcio, ma mi sto riprendendo, scusate l'aspetto sconvolto, non sono ancora del tutto a posto, ma sto tornando a stare meglio dopo giorni di influenza terrificante, ma era solo un'influenza, per fortuna niente Covid. Comunque sia, perché dico che il problema tutto sommato potrebbe essere Ezio Greggio? Perché questo sarà un video in cui parlerò sì di lockdown all'italiana, ma senza cercare di farvi ridere. Non vuole essere una demolizione totale, ma più che altro una riflessione amara su qualcosa che mi è venuto in mente oggi quando mi è stata gentilmente inviata una clip del film caricata sul canale ufficiale YouTube di Medusa. E andando a controllare meglio mi sono reso conto che le clip sono due, non una sola. Ve le linkerò entrambe in descrizione qui sotto, non ve le mostro per evitare problemi con il copyright, perché finché metto il trailer me la rischio e va bene. Già con le clip potrebbero esserci diversi problemi e io al canale ci tengo e non me lo voglio fare abbattere a causa di questo film, ok? Quindi vi consiglio di guardarle, così poi capirete meglio quello che sto per dirvi. Una clip mostra Greggio e la Minaccioni che dialogano tra loro mentre lui è al telefono. Lei lo interrompe perché arriva salendo le scale con questo cagnolino di peluche, gli chiede che cos'è e lei risponde che le è stato regalato, così può portare questo cagnolino a fare pipì e i vigili non le fanno storie. Lui dice giustamente: ho capito, ma è di peluche, che cosa stai dicendo? E lei si mette a parlare con il cagnolino dicendo: vedi, è cattivo, non starà a dargli ascolto. È una scena abbastanza patetica. Però dove la Minaccioni mi sembra effettivamente impegnarsi, pur dovendo recitare battute terrificanti, Greggio ha sempre quell'aria di chi la butta lì, come se non ci stesse neanche provando. Fateci caso, tutte le battute di Greggio quando recita in un film sembrano lette sul momento, non sembra che le stia recitando, cioè sembra a me quando facevo Skypocalypse, per intenderci, ok? Che io però non sono un attore, lui sì. Quindi, capito? E questo è il problema. Se il livello recitativo è quello, ok, io ancora magari ho la scusante di non essere un attore, lui teoricamente sì. Ma al di là di questo, se andate invece a vedere la seconda clip, è abbastanza lame, se vogliamo, un po' patetica anche quella, ma l'ho trovata quasi dolce e dà come protagonisti Ricky Memphis e Martina Stella, che parlano del tradimento di lei, ma parlano anche della prima volta che si sono incontrati. E il modo in cui i due recitano, che non è granché per l'amor del cielo, perché anche loro sembra che non ci abbiano voglia, è comunque un po' più convinto rispetto agli altri due e la dinamica che si crea tra i due personaggi ha un che di interessante. Parlano del primo incontro, di quello che ha detto lui, cercano di far ridere ma non in maniera smodata. È un dialogo secondo me non scritto benissimo, ma che mi ha stupito ritrovare in un film che si pronunciava come una merdaccia, mettiamola così. Poi magari non lo è, staremo a vedere. Innanzitutto forse questa roba funziona quando non cercano di far ridere lo spettatore con battute di merda. Quindi magari potrebbe anche funzionare in alcuni momenti, chi lo sa. Io non ho molta fiducia, ma ok. L'idea che Lockdown all'italiana esca, ma che Dune e altri film siano stati rimandati mi fa ribollire sangue, e anche questo è un altro discorso. Posso capire il ragionamento del grandi major, ma porca puttana all'atto pratico quanto la cosa mi fa imbestialire. Ma come abbiamo detto, qualunque tipo di film che faccia guadagnare le sale al momento va bene, quindi per quanto il pensiero di Lockdown all'italiana mi metta l'ansia in corpo, se dovesse incassare andrebbe comunque bene, perché dobbiamo pensare alla vita delle sale in questo momento e non a quali film le fanno continuare a sopravvivere. Ingoiamo il rospo, ok? Ingoiamo il rospo. Comunque sia, se penso a queste clip mi rendo conto che perlomeno Memphis, la Stella e la Minaccioni ci provano. Greggio no. E noto che il trailer è orribile, ma anche nel trailer la maggior parte delle battute brutte, dei momenti bruttissimi, sono quelli con Greggio e la Minaccioni, che però si rivolge sempre a Greggio. Ok? Però io mi chiedo, non è che la presenza di Greggio sia un disvalore aggiunto al film? Anche perché nel video precedente, in cui avevo parlato di Lockdown all'italiana, quello sul trailer, avevo detto di come Enrico Vanzina
avesse detto ma le critiche arrivavano solo da codardi con un nickname, con un nome falso. E io, signor Vanzina, ripeto, piacere Mattia Ferrari, gli ho già detto, ma nel caso, sai mai che questo video debba arrivare. Codardo di professione, però il nome e cognome glielo dico. E per l'appunto aveva detto, beh però insomma noi cerchiamo di far ridere trattando un argomento delicato per drammatizzare come avevano fatto Chaplin, Monicelli. Ok, questo paragone, ok. E poi è arrivato Greggio. Greggio che ha detto, le critiche arrivano solo dagli imbecilli. Noi abbiamo cercato di far ridere rappresentando le situazioni realistiche, il nostro film è uno spaccato. No, l'ho già detto su Instagram, io qui di spaccato ci vedo solo le mie palle, perché veramente è possibile che questi personaggi si pongano con tale arroganza? Cioè, non è che il film magari effettivamente non si presenta bene dal materiale promozionale scelto, no. Sono gli altri che sono codardi o imbecilli, perché loro sono dei geni e noi non siamo un cazzo. Cioè, è sempre questo marchese del grillismo, io so io e voi non siete un cazzo, che io non tollero. Perché non c'è niente, cioè, peggio di una persona incapace, c'è un incapace arrogante, per quanto mi riguarda. E mi dispiace dirlo, ma Ivanzina, adesso è rimasto solo Enrico, Ivanzina, anni fa l'avevo già detto, hanno anche fatto delle cose interessanti, niente da dire, eh. Ma anche fin da un comico come Sotto il vestito, niente. Per intenderci, i primissimi Vacanze di Natale oppure Vacanze in America, anche Sapore di Sale, quelli erano ancora finché avevano anche, come avevo già detto, quel filo di critica sociale che ci poteva stare, eh. Erano un'evoluzione della commedia italiana che ancora non verteva verso l'involuzione come sarebbero stati i cinepanettoni di qualche tempo dopo, più che altro targati Neri Parenti. Poi Vanzina hanno iniziato a fare film orrendi, ma meno rende rispetto ai cinepanettoni di Neri Parenti, su quello siamo tutti d'accordo. Comunque sia, è questo il punto. Il punto è, perché dover per forza dare la colpa agli altri, no? E Greggio, cioè, per farvi capire Greggio, no? Che credo che stia cercando di far parlare di sé per tenere alta l'attenzione sul lockdown all'italiana, sicuramente è una strategia di marketing. L'altro giorno ha dichiarato, ok, che Mediaset dovrebbe smetterla con i programmi di bassa qualità, no? Che io, leggendo questo articolo, ho pensato, la prossima volta leggerò di Rocco Siffredi che si scaglia contro la pornografia, perché siamo lì. Cioè, lui che da 30 anni, anzi 32, conduce Striscia la Notizia, va a dire che i reality e Temptation Island, Grande Fratello, eccetera, sono porcherie. E fin qui uno potrebbe dire, beh, signor Ezio, bravo che fa ammenda. Ok, condanna Mediaset, magari dica che lei si è accontentato di fare programmacci per Mediaset, si autodenunci, signor Ezio. No, il signor Ezio però ha voluto imbastire questo discorso, ci stava andando bene, si scaglia contro i reality e poi dice, il mio La Sai l'ultima dell'estate scorsa, che offriva un intrattenimento simpatico, è stato visto dal 10% delle persone, perché le persone preferiscono i programmi brutti, perché La Sai l'ultima nel 2020, no? È sicuramente un programma sinonimo di grande qualità, signor Ezio. Ha ragione. Lei ha ragione. Perché non scagliarsi contro i reality e poi difendere La Sai l'ultima? Cioè, capito? C'è una confusione in quest'uomo che è palpabile. E io inizio a pensare che lui sia realmente un disvalore nell'ambito di questo progetto, che già non nasce bene. Ma io sono convinto che se non ci fosse stato di mezzo Greggio, forse l'avremmo notato, ne avremmo parlato, ma ci avrebbe fatto un po' meno cacare all'idea, capito? Però mi sono reso conto che l'antipatia che io provo per Ezio Greggio come personaggio, poi io non lo conosco nel personale, però per come si pone, mi ha forse fatto cringiare, e uso questo termine perché quando io guardo il trailer lockdown all'italiano, le clip, questo faccio, cringio, ok? Proprio che non è neanche italiano, però proprio provo imbarazzo e dico, cazzo, meno male che non sono io. Cioè provo imbarazzo generato da altre persone, l'imbarazzo vicario, ok? Come dice anche la Treccani, la definizione di cringe è quello, imbarazzo vicario. Sapete che io odio questa parola, ma è l'unico prodotto per cui mi viene da usarla. Cioè veramente, proprio qui è proprio con cognizione di causa, è proprio cringe, ok? Così, capito? Perché a me dà fastidio, perché la maggior parte delle persone non la sa usare, cioè la usa per cose a caso e lì mi dà fastidio, ma questo è proprio cringe, ok? Questo cringe che io provo per lockdown all'italiana deriva per la maggior parte da Ezio Greggio, combattute come pensi, io a volte vado a caccia, a volte vado a Pescara,
o roba del genere, ok? E per il suo modo di recitare, che è tipico di chi non ha neanche voglia di essere lì. Quindi io mi chiedo, perché personaggi come Ezio Greggio continuano ad avere visibilità e a lavorare, a essere in televisione e a essere al cinema? Cioè, non mi sembra neanche di percepire una particolare benevolenza di Greggio da parte del pubblico. Allora, perché sono ancora lì? Io prendo Greggio come esempio, ma sono tantissimi quelli che non si capisce perché continuino a essere lì. Capite? Capirei se fossero persone tipo un Enzo Salvi. A me non è mai parso vedere tutte queste folle adoranti nei confronti di Enzo Salvi, eppure è sempre lì. Sempre lì. Che parla, che dice: mamma mia, come sto! Cioè, capito? Anche Biagio Izzo. Non mi è mai parso di vedere tutte queste torme di persone che chiedono a gran voce Salvi, Greggio e Izzo. Perché sono sempre lì? Sono sempre lì che girano, che circolano, che pascolano. Ecco, io questo lo chiamo il mistero di Greggio, che porta il suo nome, ma si può applicare a tante altre personalità. E che incarna un aspetto del cinema italiano che secondo me sarebbe da cambiare, cioè cercare un ricambio di attori senza magari puntare sempre sugli stessi, perché se guardate i film dei Vanzina degli ultimi anni, il cast è praticamente sempre lo stesso. È Memphis e la Stella, è la Minaccioni, ogni tanto Greggio. Perché? Ma che sta succedendo? Questa stasi cinematografica temporale, io non la capisco. Io vi giuro, non la capisco. E questa era una riflessione sciolta in un venerdì leggermente post-influenzale, cioè ho ancora qualcosina, ma mi è quasi passato tutto, quindi sarà anche un delirio post-febbrile, non lo so, ma volevo invitarvi a questa riflessione. Se il problema fosse Greggio, che incarna poi tutta una serie di situazioni simili tra loro, cioè se il problema fosse il mistero Greggio, chi lo sa? Io vorrei andare a fare visita all'universo alternativo in cui al posto di Greggio c'era un altro attore in lockdown all'italiano, e vedere se le reazioni del pubblico sarebbero state ugualmente terribili, perché sì, il trailer è brutto, ma lui contribuisce a renderlo brutto. Non è che niente, la problematica è quella. Quindi era una riflessione così, era un video tanto però poi arriverà, credo, nel prossimo giorno la recensione di The Boys stagione 2, quindi si torna a parlare di cose un po' più serie. Io vi abbraccio, che siamo tanto bene, e fatemi un conto qui sotto cosa ne pensate voi, e noi ci vediamo al prossimo